Questa è iperbase. Pre-money, post-money, ritorni. Il pre-money è il valore della vostra azienda prima dell'aumento di capitale, valutata con lo stesso numero di azioni esistenti, outstanding. Questo è il primo step della parte di valutazione finanziaria. Post-money è il valore dell'azienda dopo l'aumento di capitale. Numeri. Se la vostra azienda vale 500.000 euro e cercate un investimento di 100.000 euro, il pre-money è 500.000 e il post-money è 600.000 euro. La valutazione dei ritorni si fa pre-money su pre-money, perché, facciamo un esempio, i 100.000 euro che Alessandro Santo investe sulla vostra azienda, che la valuta 500.000 euro, vuol dire che lui si prenderà 100.000 su 600, in un sesto, quindi il 18%. Quella sarà, dopo fatto l'investimento, la mia quota. A voi sarà rimasto l'82%. Se poi vendiamo l'azienda a 1.000.000, io avrò 180.000 euro, 18% di 1.000.000, voi avrete 820.000 euro, che è l'82% di 1.000.000. Che ritorno ha fatto Alessandro? Alessandro ha messo 100.000 euro, ha avuto un ritorno di 180.000 euro, quindi ha fatto l'80%. Cosa succede su un round successivo? Se Nicolas investe, adesso ci vorrebbe l'Excel, altri 100.000 euro a una valutazione di 1.000.000, Nicolas ottiene 100.000 su 1.100.000, quindi un undicesimo, quindi 9%. La mia quota non sarà più il 18, ma mi sarò diluito, termine tecnico, quindi avrò il 15. Se noi l'azienda la vendiamo a 2.000.000, io non avrò più il 18% di 2.000.000, ma avrò il 15% di 2.000.000. Con Excel si faceva meglio questo discorso, però capire pre-money e post-money è veramente una cosa semplice. Meno semplice questa. Come si valuta un'azienda? Ho messo tre modelli. Peraltro, nelle slide che ho messo sul gruppo su Facebook c'è tutto, però sono 80 pagine in inglese, non è proprio facilissima. DCF. DCF sta per Discount Cash Flow. È un modello generalmente usato per valutare qualunque azienda dell'Accademia. E dovete fare il flusso di cassa della vostra azienda nel corso dei prossimi 20-30 anni, scontare, quindi valutare questo flusso di cassa a oggi, perché se io ho 1.000 lire adesso e ho 1.000 lire domani, le 1.000 lire domani valgono di meno di quelle che ho adesso, perché come minimo c'è l'inflazione più altri costi. Una volta che avete fatto questo discount, quindi sconto del flusso di cassa, quello è il valore dell'azienda. Lasciamo fare il termine al veglio perché è un po' difficile. Questo è il modello normale. Per le startup è sostanzialmente impossibile perché i vostri flussi di cassa che generate sono ipervariabili e quindi non ha neanche senso esercitarsi nel fare una cosa che non ha senso razionale. Multipli, questo è più semplice. Ci sono diversi multipli, in genere sono il valore sull'EBITDA, che è il reddito operativo dell'azienda, oppure il multiplo sui ricavi. Per intenderci, Facebook vale 100 miliardi di dollari, ha fatto l'anno scorso 3 miliardi di dollari di ricavi, quindi vale 30 volte i ricavi. Quello che potete dire voi è, se Facebook vale 30 volte i ricavi, io che faccio 50.000 euro di ricavo, valgo anch'io 30 volte, quindi 50.000 euro per 30 fa 1.500.000, quindi questa è la mia valutazione perché Facebook vale quella. Chiaramente dovete capire se Facebook è un concorrente, quindi è un'azienda simile a voi e potete prendere questo multiplo oppure no. Se voi fate una community può aver senso fare Facebook, se state facendo una cosa di enterprise software forse Salesforce è il multiplo più interessante. In realtà il modello più corretto è questo VC model, che non vi spiego adesso perché ho un macello, cioè sulle slide. Il problema è che non lo usa veramente nessuno. È il modello dell'Accademia americana. Un po' di pratica.
Numero uno, è veramente il mercato del pesce. Quindi per questo gli esercizi di negoziazione sono fondamentali. Voi avete un progetto che non vale nulla. Dovete convincere qualcuno che è un santo o un pazzo a investire soldi nella vostra azienda. Quindi state vendendo aria fritta. Dovete parlare con tutti, mostrare che voi siete hot e parla con tutti, questo mette 100.000 euro, questo ne mette 150, la valutazione è proprio come andare al mercato rionale e dire branzino a 5 euro al chilo, il pesce spada a 10 euro al chilo. Parlate con tutti e cercate di far aumentare la vostra valutazione in questo modo, iperpratica. Importante il punto 3, de-risking dell'opportunità. In Italia, come dicevo, il venture capital è rinato nel 2005-2006. Tutti gli investitori italiani sono inesperti, nessuno ha track record, a differenza di Benchmark, Axel, di cui si parlava prima. Tutti hanno una dannata paura di perdere soldi e tutti dicono, se io metto i soldi nella vostra azienda, qual è la probabilità che io perda soldi? Voi dovete dimostrare loro che il rischio implicito di investire nella vostra azienda è più basso di quello che loro pensano. Quindi dovete, come dicevo, fare de-risking. De-risking come si fa? Perché avete un team, un prodotto, una traction. Perché avete convinto delle persone di cui loro si fidano a entrare nell'advisory board. Perché avete costruito una business plan che ha tutto l'approfondimento che serve, per cui loro, il venture capitalist, non vi troveranno mai impreparati, per tanti motivi. Quindi sostanzialmente dovete ragionare con l'istinto che il venture capitalist ha, che ha paura di perdere soldi. In realtà è più facile, perché il caso delle app vuol dire che se avete un'applicazione per cellulari e volete mettere sul marketplace, si vede piuttosto rapidamente se la vostra cosa va da qualche parte o non va da qualche parte, quindi è tutto molto più veloce. Term sheet, questa è, dicevo, qualche ragazzo che stava scappando e posso capire, la prima parte è stato un peso pazzesco. Il tema dei term sheet è forse la cosa più importante, dove gli investitori fottono gli imprenditori. Gli imprenditori non sanno nulla dei term sheet, non conoscono tutti i jargon, tutti i casini legali che ci sono. È la cosa più divertente per un investitore poter fregare qualcuno. No, in realtà no, però, anzi, anche in questo caso, ci sono investitori buoni che quando fanno i contratti spiegano i contratti con gli imprenditori pezzo a pezzo. Sono investitori meno buoni che dicono questo è il contratto, prendere o lasciare. Anche questo sta nella valutazione di diversi investitori. Anche qua prendiamo le slide index, che sono fatte però molto bene. Deal structure and what to expect during the investment process. Allora, tre tipologie di investimento. Questo qui è spesso... Mi rendo conto che queste cose a Bari o anche in Italia sembrano strane. Queste qui sono slide che nascono in Europa / America in contesti di venture capital sviluppati. Poi possiamo parlare specificamente del caso di alcuni investitori che possono esserci qua a Bari o che sono in Italia. Però questa è la teoria che serve per poter andare, spero, vi auguro a tutti, da Sequoia ed Axel. Tre tipologie di investimento in termini di equity, o quasi equity. Quote ordinarie, quindi capitale ordinario, common shares. Tutti gli azionisti hanno gli stessi diritti. Convertible loan è debito, in questo caso è debito e ti presto dei soldi che si converte in capitale a una valutazione, spesso con uno sconto, 25%, al successivo round. Questo è debito, non è capitale. Cosa vuol dire? Che il debito viene rimborsato sempre prima del capitale. Il debito si dice senior
all'equity. E il fatto che sia debito spesso porta anche dei tassi di interesse. Però il fatto che sia debito implica che io ti do 100.000 euro di debito, non ci dividiamo il capitale, quindi non c'è nessunissima necessità di ragionare sulla valutazione al momento. Quindi spesso, poi lo vediamo nei numeri, le start-up che raccolgono seed funding raccolgono debito. Perché? Nella vostra applicazione su iOS, chi lo sa quanto vale? Se vale 50.000 euro, vale 1 milione, vale 3 milioni. Non lo sa nessuno. Se non lo sappiamo, piuttosto che metterci a negoziare dell'aria fritta, diciamo, io ti presto questi soldi. La valutazione la facciamo dopo. Io converto a sconto sull'investitore che mette i soldi successivamente. Quindi posponiamo la discussione sulla valutazione. Molto utile, in Italia non si fa molto spesso. Perché in Italia spesso non c'è neanche il secondo round, in realtà. Preferred shares. Così come in Italia non si fanno molto spesso gli ordinary share. Preferred share è capitale, quindi equity della vostra azienda, però con dei diritti addizionali. L'investitore che mette soldi in vostra azienda ha delle quote che hanno diversi diritti rispetto alle vostre. Sono migliori. E poi vediamo perché. Questa è una cap table. La cap table è un Excel, poi vediamo un esempio pratico, dove avete per tipologia di classe di equity quante azioni hanno ciascuna classe, il valore, la percentuale pre-money, post-money, quindi leggiamo assieme. Avete il founder A, B e C che ciascuno hanno 3 milioni di shares, 3 milioni di shares, 2 milioni, valgono quel valore e quindi il totale dell'azienda è 8 milioni, questo è il pre-money dell'azienda. Poi che succede? Arriva lead investor, following investor, mettono 5 milioni, ottengono 5 milioni di shares, in più l'azienda fa un employee stock option plan, un piano di opzioni per il management, da 2.292.000 euro, quindi il post money dell'azienda è 15.292.000, quindi sono stati investiti 7 milioni erotti, che hanno preso il 32,7% più il 15%, quindi prima i founder avevano tutta l'azienda, adesso hanno solo, tra virgolette, il 52,3%. Quindi il pre-money era 8, il totale, totale di investimento è 7 milioni e 2, il post-money è 15. Questa qua poi la riguardiamo, ci sono delle slide che fanno riferimento a questo. Fondamentale anche ragionare non solo sulla percentuale, che è più facile, io ho il 10, tu hai il 20, io ho il 30%, ma ragionare in termini numero di azioni. Poi, adesso vi faccio un sito, anzi magari non c'è tempo, però segnatevelo questo, onyourventure.com. Su onyourventure.com potete simulare la vostra cap table in funzione di round diversi, di input diversi, di quanto è grande lo stock option plan per il management, quanto raccogliete, che valutazione. Ci sono delle torte che vi dicono quanto della vostra azienda vi rimane in funzione della vostra strategia di finanziamento, quindi diversi round di investimento che raccogliete, quanto vi rimane. Perché è importantissima? Poi c'è un riferimento anche dopo, ma parliamo di una delle exit più importanti che c'è stata in Italia, Federico Marchetti, che ha fatto Yux. Yux è by far la cosa più importante che è successa in Italia in venture capital negli ultimi 10 anni. Federico Marchetti ha quotato Yux a 500 milioni di euro. Peccato che Federico alla quotazione avesse il 7% dell'azienda. Quindi non è male, sono 35 milioni, meglio un dito nell'occhio, ma il 93% ce l'avevano Piol e gli altri investitori che gli hanno dato i soldi. Questo è un problema, perché l'azienda non era più di Federico. Federico ci aveva lavorato per 10 anni, si era fatto un culo a bestia per creare 500 milioni di valore per
i propri investitori. Federico ha fatto tanti soldi con lo stock option plan, oltre ai 35 milioni che aveva ancora. Però attenzione a non farsi mangiare l'azienda dal venture capitalist. C'è un ragazzo pugliese, un amico, Daniele, che ha raccolto dei soldi recentemente. Lui al seed funding, al seed funds, ha dato, se non sbaglio, il 30%, 35% forse. Se raccogli i soldi al seed fund e hai dato il 35%, o hai la fortuna che non hai più bisogno di altri soldi, quindi tu ti tieni il tuo 65%, ma se tu hai bisogno di raccogliere altri soldi più avanti, e quindi mettiamo che fai altri due round dal 30% ciascuna, facendo i conti, l'indice di diluizione è 1 meno la quota che dai. Quindi se lui ha il 65%, fa un altro round in cui dà il 30, 65 per 1 meno 30, 65 per 0,7 fa 40. Fa un altro round al 30%, quindi 40 per 0,7 fa 28. Lui rimane, dopo due round in cui si diluisce il 30%, col 28% del capitale. Non è male, è meglio di Federico, però è il 28%, una roba che ha creato lui, di cui lui aveva il 100%, eccetera. Quindi capire la diluizione, capire come gira il capitale, è la cosa più importante che dovete fare. Un esempio concreto, una cap table, poi magari l'Excel ve lo giro, adesso parte, esattamente questo. Sembra difficile, ma non lo è. Hai le quote di ogni investitore o manager, hai la percentuale, che non è un input come vedete, in alto c'è la formula, ma è un output, hai la parte di investimenti, equity, hai i prezzi, pre-money, post-money, il valore di ciascuna quota in funzione della valutazione post-money, i trasferimenti di azioni, nuovi investimenti, option pool. Se vi sembra difficile vuol dire che è una vera puttanata, no? Poi possiamo parlarne in dettaglio. Ve lo giro con questo Excel, però se vi sembra difficile vuol dire che probabilmente siete tecnici, informatici, eccetera, e se non avete nel team qualcuno che sa fare una cosa del genere, non provate nemmeno ad andare da un venture capital perché vi fottono. Quindi capire quella che è la vostra diluizione in funzione dei vari round. Eccola qua. Questo è un massacro. Sono tutti i termini che ci sono nei vari term sheet. E sono tutte le cose, per un motivo o per un altro, con cui i venture capitalists vi fregano. Quindi sono tutte cose da sapere. Poi in fondo alle slide c'è una bibliografia, cioè, come si chiama? Il libro di Brad Feld. Vabbè, adesso non me lo ricordo, però studiatele queste cose, perché veramente è una rottura di palle anche per me, che odio tutta la parte legale, ma se non la sapete perfettamente, vi fregano. That's unfair. Board. Se uno investe i soldi, può chiedervi di essere rappresentato nel board. Cercate di controllare sempre il board, quindi nel board nel CDA si valuta per testa. Cioè, se hai 5 persone in CDA, hai 5 voti. Se voi ne avete 2 e gli investitori ne hanno 3, ciao ciao baby, decidono loro. Quindi cercate sempre di mantenere il controllo del board. Cercate sempre anche di sapere chi sono le persone che sono con voi nel board. Se sono valide o se non sono valide. Perché? Perché se avete un pazzo nel board, che non conosce il vostro business, ma che ha quel potere di decidere, perché mentre gli advisory board sono organi consultivi, si discute, si crea valore, ma non decidono niente, mentre i posti da osservatore, board observer, sono gente che va nei board e assiste alle discussioni, ma non decide, chi è nel board ha, peraltro, queste fiduciary duties, come termine legale inglese, ha l'obbligo di comportarsi e decidere per gli azionisti, ma spesso non lo fa e comunque può decidere. Ieri sera io sono nel board di un'azienda,
mi chiama un ragazzo e mi dice: ah, se un'azienda ha due azionisti italiani ma è un'azienda basata a Londra, c'è il rischio di un'indagine fiscale, quindi devo dimettermi dal board e rimettere tu e l'altro. Siamo in due, gli ho detto: chi è che prende decisioni se siamo in due? Se siamo in disaccordo, abbiamo un voto pro, un voto contro, come fa? Lui non aveva pensato a questa cosa, una cosa un po' base. Abbiamo definito che l'altro socio è un primus inter pares, quindi in caso di pareggio lui vince e io perdo. Quindi il controllo ce l'hanno loro del board, eccetera. Tutte cose da capire. Chi conosce Meshape qua? Uno, due, tre, non tanti. Meshape è un'azienda fantastica che sta a San Francisco, fatta da tre ragazzi italiani. Peraltro uno di questi ragazzi ha ottenuto l'altro ieri il visto O1 per andare in America. O1 è Outstanding Person. Per prendere il visto O1 devi andare sui giornali, devi essere un outstanding person. Lui è andato, penso sia l'unico caso che conosco di persona che ha preso un visto O1. Meshape ha fatto un round recentemente, tipo 6 mesi fa, con il Gotha del venture capital americano. Sono gli unici che conosco, quindi segnatevi questo meshape.com perché è un'azienda meravigliosa e loro sono bravissimi. Hanno 7 investitori, index, peraltro quelli che hanno fatto queste slide, Charles Silver Venture e tanti altri, il fondatore di Amazon, l'ex CEO di Google. Io mi chiedo, e gli ho chiesto quando ero a San Francisco, come hanno fatto a definire il board. Quindi tra questi, se hai raccolto 7, chiamiamoli così, maschi alfa, cioè 7 persone molto aggressive, molto importanti, come hai fatto a definire chi sta nel board, chi comanda, chi controlla, chi decide? È un casino, ma gestire il board è la cosa importante. Founders vesting, fondamentale. Il buon Walter si è sentito dire queste cose sul founders vesting 1000 volte. Leggiamolo assieme. Il valore di una startup è la promessa di un lavoro futuro da parte dei founder. Gli investitori cercano di controllare questo lavoro futuro applicando un reverse vesting su 3 o 4 anni. Per le aziende più grandi, magari solamente una parte dello stock è soggetto a vesting. Attenzione, questo protegge i fondatori tra gli altri. Fondamentale, qua c'è l'esempio. Founders vesting vuol dire che io faccio l'investimento, diciamo l'esempio, Walter, vieni qua, avanti. Vieni anche Andrea, che tanto facciamo l'esempio concreto, che Andrea è il cattivo in questo caso. Questi due ragazzi hanno fatto una startup, stavano facendo una startup chiamata Gnammo, una figata pazzesca, peraltro. Vieni qua. Sono due fondatori. Mettiamo che in tre abbiamo il 33% a testa. Arriva lui, che è l'investitore. Dice: ok, ci metto i soldi, ma voi dovete fare questa azienda. Lui cosa ci dice? Voi che avete il 33% a testa, cambio il microfono più veloce di Alonso e pit stop. Date le vostre azioni all'azienda. Le maturerete in funzione del tempo che lavorate nell'azienda. In genere si maturano il 25% dopo un anno e il resto ogni mese pro quota. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se Andrea se ne va dopo 4 mesi, lui aveva il 33%, ma il 33% l'ha dato all'azienda, nel corso di 6 mesi non ha maturato niente, quindi lui che se ne va, fuori de bal, come si dice al nord, e non c'ha niente. Non è che avete un founder che se n'è andato dall'azienda e comunque mantiene un 2, 3, 4, 10% così, però non ci lavora più. Lui è fuori. Se ne fosse andato dopo un anno e mezzo, avrebbe avuto un anno di shares,
avrebbe avuto poi non il suo 33%, avrebbe avuto il suo 15%. Quindi perché vi protegge? Perché soprattutto tra voi, team, se veramente volete fare la startup, proteggetevi dagli altri fondatori, perché non sapete mai se magari uno si innamora di una cubana, scappa e vi lascia, dice ok, non lavoro più e quindi ciao. Quindi founders investing importante. È importante anche dal lato degli investitori, perché non c'è niente nel vostro progetto. Io investo su di voi, se voi vi innamorate della cubana e mi salutate, come facciamo in Italia quando queste cose purtroppo sulle SRL non si possono fare a obbligarvi a lavorare sull'azienda? Questo è un po' più tricky. Mettiamo il bad lever. Bad lever vuol dire che se ve ne andate dall'azienda dovete pagare all'investitore un mucchio di soldi. Esempio concreto. Alessandro Savelli, potete anche andarvene. Beh, vi ho usato come esempio. Visto che Andrea se n'è andato veramente, l'andiamo, tanto tornerà prima o poi. Alessandro Savelli è un ragazzo, un amico, sta facendo un cellulare di lusso. Lui ha raccolto dei soldi, mi sembra 2,5 milioni di euro, quindi anche pochi. Gli ha messo il bad lever. Se lui se ne va nei 4 anni, da quando ha fatto l'azienda a quando finisce questo bad lever, lui deve ridare agli investitori, mi sembra, 3 volte per l'ammontare che gli investitori hanno messo. Quindi questo ragazzo che ha 30 anni, se succede qualcosa e smette di lavorare, ha raccolto 2,5 milioni di euro, deve dargli indietro 7,5 milioni. Ma come fa? Non può, evidentemente. Però il bad lever è un cappio che ha al collo. Quindi attenzione, se vi mettono nel term sheet il bad lever, tendenzialmente scappate. Founders vesting è fondamentale. Liquidation preference. Questa è ugualmente importante, facciamo l'esempio che liquidation preference è quella cosa per cui lui è l'investitore e io l'imprenditore. Se lui ha messo 100.000 euro e facciamo un'azienda e facciamo una exit, i suoi 100.000 euro vengono pagati prima dei miei soldi, mettiamo che essere il 10% e il 90%, prima di prendere i soldi io come investitore, come imprenditore, anche se il 90% do i soldi a lui. Ci sono diversi tipi di question preference in funzione dei diversi tipi di shares. Se non c'è la question preference, che è il caso peraltro precedente, quella captable precedente, dove gli investitori erano al 32, il manager era al 68. E questo è il valore payout agli investitori a serie A. Questo è il caso che non ci sia la liquidation preference. Se non c'è, qualunque sia la exit dell'azienda, lui si prende il 32% della exit. Infatti, 10 milioni di exit, lì sarà 3,2. 100 milioni, 30 milioni. Questo è, le sue quote sono come le mie. Forget it, questo caso non lo vedrete mai. Questo è il caso normale americano. Liquidation preference 1x, che sono shares che hanno non participating liquidation preference 1x, 1 pair. Gli investitori hanno recuperato i 5 milioni che hanno messo, prendono tutto loro. Dopo prendono tutto gli imprenditori fino a che non siamo pareggiati e prendiamo tutti pro quota. Come è cambiato il payout dell'investitore? È cresciuto molto più velocemente all'inizio, perché era tutto lui che prendeva i soldi, è rimasto stabile perché ero io imprenditore che recuperavo la mia quota. Arrivati a 15 milioni circa, andiamo assieme, e quindi torna alla di prima. Evidentemente, per me imprenditore, se faccio un exit sotto i 5 milioni, io sono a zero. Prende tutto lui, cattivo. Quindi,
attenzione a queste liquidation preference. Attenzione, ci sono term sheet che ho visto con liquidation preference a 4 per. In questo caso, un investimento da parte sua di 5 milioni, lui avrebbe preso tutti i soldi fino a 20 milioni di valore, io ho preso zero. Attenzione alla liquidation preference. Questo è il caso normale in Italia, che è il caso più svantaggioso per gli imprenditori e più vantaggioso per gli investitori, che siamo tutti cattivi. Questa è la participating liquidation preference 1x. Fino a 5 milioni di valore prendo tutto io e tu prendi zero, imprenditore cattivo. Dopo comunque dividiamo pro quota. Quindi partecipo, participating, anche dopo. Questa è una participating preferred con un cap a 3 per. Quindi pro quota fino a 3 per, poi faccio recuperare gli imprenditori e ci dividiamo assieme. Questo è le differenze. Come vedete, basta un termine nel term sheet, participating o non participating, 1x, 2x, che il payout per me investitore e per voi imprenditori cambia radicalmente. Qua sono milioni di euro, sembra che le linee siano attaccate, ma si parla di milioni di euro. Attenzione a queste cose. Dovete sapere, prima di sedervi a un tavolo con un venture capitalist, dovete sapere queste cose. Quindi si torna al fatto che gli imprenditori devono fare un bel lavorone. Anti-dilution, altra cosa che distrugge gli imprenditori. Se un round è fatto a un prezzo più basso del precedente, allora quello precedente viene riprezzato. Cosa vuol dire? Mettiamo che raccogliete 200.000 euro a 2 milioni. Un bel round seed, figata. Mettete via solamente il 10%. In più magari siete anche riusciti ad avere non participating shares, super bello, però 2 milioni per la vostra app è un prezzo molto alto. Io pensavo che faceste 100.000 utenti in 3 mesi, in realtà dopo 3 mesi ne avete 10.000, quindi l'azienda non vale più 2 milioni ma ne vale 1. È un down round, un valore rotazione più bassa. Voi avete comunque bisogno di soldi e trovate uno che anziché farvi morire, come meritereste, vi dà comunque i soldi. Cosa succede? Succede che io, che ho messo 200.000 euro a 2 milioni, ma che ho quella cosa pericolosissima, full ratchet anti-dilution, e qualcuno mette i soldi a 1 milione, è come se io li avessi messi anch'io a 1 milione nel round precedente. Quindi anziché avere il 10%, avrei in un attimo il 20%. Quindi voi imprenditori date all'investitore le quote, vengono riprezzate in funzione del round nuovo. Questo non si usa quasi mai, neanche in Italia in realtà. Spesso però si usa la weighted average ratchet. Quindi si fa la media ponderata dei prezzi e si riprezzano i round. Attenzione a una cosa che dicevo prima. Non tirate mai troppo la valutazione del round. C'è un bellissimo blog post di un investitore chiamato Mark Stuster, il cui blog per me è uno dei più importanti su venture capital, si chiama bothsidesofthetable.com. Lui dice, prezzate i round alla parte più alta di una valutazione normale. Se la vostra valutazione normale è 1 milione, c'è una fascia in cui tra 700 e 1 milione e 3 è normale, voi dovete prezzarlo a 1 milione e 3. Se avete opportunità
di passare un round a 2 milioni, tendete a non farlo, perché le aspettative che generate sono così alte che magari vi mettono qualcuno di questi trucchetti nel vostro term sheet e siete fregati. Attenzione anche a non fregare gli investitori. Cioè, l'investitore non c'è, è come una negoziazione, siete assieme per 8-10 anni, è un partner da cui non potete neanche divorziare. Quindi, se mi stai fregando, anch'io investitore tenderò a fregarti. Tag along e drag along, altre due cose su cui sono scritte pietre di sangue. Tag along in italiano è la covendita. Se l'imprenditore vende anche una minima parte delle proprie quote, deve vendere anche quelle dell'investitore. In realtà è corretto, se io faccio l'investitore, investo su di voi, voi decidete di vendere le quote, no, tendenzialmente non potete farlo. Ma se proprio vi do la possibilità di farlo, vendete anche pro quote le mie. Questo è perché per me investitore vi provo a legare il vostro commitment alla sua azienda. Una cosa interessante sono le quote FF, che sono le quote create come tipologia da Founders Fund, che è un fondo importante, quello di Peter Thiel, peraltro. Praticamente quando si fa un round si definisce che gli imprenditori hanno delle quote FF, che sono una percentuale, può essere il 5, 10, 20% del totale, sono quelle quote che possono essere vendute, quindi si decide ex ante che gli imprenditori hanno la possibilità di liquidare una parte dell'investimento. Perché, come si diceva all'inizio, fare l'imprenditore è una vita sfigata, nel senso che potete andare a lavorare in Goldman Sachs e invece fare l'imprenditore, hai tanta parte della tua ricchezza che è ingessata in azioni che però non sono liquide, quindi come fai a mangiare? Non puoi. Quindi spesso si definisce ex ante che una parte di queste azioni possono essere vendute. Drag along, questa è ancora più importante, è quella clausola per cui se l'investitore trova un compratore può obbligare o chiedere l'imprenditore a vendere tutta l'azienda. Io, che ho magari il 10% della vostra azienda, vi vendo l'azienda. Cazzo no, scusa, c'ho il 90, tu hai il 10, cosa vuoi? Rompi coglioni? Eh sì, se c'ho il drag along esclusivo posso farlo. Ragionare perché devo farlo, perché posso farlo, a quali limiti posso farlo. Numero uno, spesso gli imprenditori si lamentano contro questa clausola è giusta, perché il venture capital, ne abbiamo parlato prima, è un fondo che ha una durata. Dopo tot anni il fondo deve vendere, non rimane per sempre. Voi potete essere lì per sempre, i vostri figli, eccetera. L'investitore dopo X anni deve ridare i soldi agli investitori. Si torna a capire che se raccogliete i soldi da un investitore la cui vita residua è 4 anni, la probabilità che vi metta un drag along, che lui deve uscire in 4 anni, è molto più alta che se invece l'investitore ha 8 anni di vita. E ancora a ragionare su quale investitore è. Capire anche come definire questo drag along, ci possono essere dei limiti, per cui limite di durata, magari non me la vendi tutta subito, ma se la tua vita del fondo finisce tra 4 anni, il drag along comincia tra 3 anni, dopo 3 anni potrei cominciare a vendere il fondo, a vendere l'azienda, prima no, oppure a una valutazione puoi farlo, a 10 milioni la puoi fare perché comunque 10 milioni sono tutti felici, le liquidation preference sono soddisfatte, ma a 1 milione no, perché a 1 milione tu fai soldi, io faccio niente, ci ho lavorato 2 anni e quindi tu mi stai fregando. Quindi la drag along è giusta, e aspettatevela in tutti i term sheet, ma negoziatela. Employee stock option plan, quello si parlava prima, 20% di quell'azienda, oppure quello si parlava prima di Federico Marchetti, infatti il caso Yux. Servono le opzioni per il recruiting del team.
dei 500 azioni, anzi, perché Facebook si quota? Se Facebook si quota perché ogni azienda americana può avere al massimo 500 azionisti. Facebook ha già 3.000 dipendenti, perché è già 8 anni che è in giro, vuole dare azioni ai propri dipendenti e non può farlo, perché ogni azienda americana può avere al massimo 500 azionisti, se no devi diventare pubblica, devi quotarti. Lo stock option plan è generale in America, in Italia se hai un SRL non puoi farlo, devi farlo con SPA, ma sono un modo per incentivare le persone. Mi diceva, con un po' di lacrimucce da parte mia, un amico che lavora in Apple, lui prende a 28 anni $100,000 di stipendio fisso, $100,000 di stipendio tra cash bonus e equity. L'equity in America è una cosa importante, è il delta. Un altro mio amico ha appena uscito da 4 anni in Amazon. Perché 4 anni? Perché 4 anni è il periodo normale di vesting. Lui quando è entrato in Amazon aveva dell'equity che per 4 anni non avrebbe potuto vendere. Dopo 4 anni, quando la sua equity è diventata vendibile, dice, è vestita in italiano, lui è andato via da Amazon. Amazon nel frattempo ha fatto 4 volte il prezzo di quando lui è entrato e quindi lui ha fatto un mucchio di soldi. Buon per lui. Capire lo stock option plan è ugualmente importante perché impatta sulla vostra cap table. Questo è più divertente perché va a vostro vantaggio. Pay to play, vostro diciamo, lato imprenditori. Clausola per cui se l'investitore del round attuale non partecipa al round successivo viene penalizzato con una conversione di azioni in common e o da una riduzione dei diritti preferred. Quindi, raccolgo 100.000 euro da Dpixel, facciamo un esempio. Dpixel nel round successivo decide di non partecipare. Questo tendenzialmente è un segnale negativo. Se lui è Innogest e Innogest dice che okay, io ci metto i soldi, mi piace questo progetto, ma perché il tuo investitore precedente decide di non metterci gli altri soldi? Cosa c'è sotto? Perché in genere se è una startup figa, se è hot, Dpixel pure dovrebbe dire ok, pro quota ce ne metto ancora i soldi sul progetto. Magari Dpixel ha 100.000 motivi per cui magari il suo fondo sta finendo, magari non ha più soldi, 200.000 cose. Se voi imprenditore avete negoziato un pay to play, se Dpixel non ci mette i soldi perde delle quote, delle preference sulle proprie quote. Quindi chiedete, provate a mettere il pay to play se pensate che l'investitore non possa seguirvi nella vita dell'azienda. È generalmente poco nota e poco accettata dagli investitori italiani. Voting rights. Si parlava del board, si parla anche di diversi diritti di voto, diverse classi di voto possono avere diversi diritti di voto. Se fate una cosa divertente, andate sul sito della SEC, che è la Consob americana, e scaricatevi l'S1 di Facebook. L'S1 è il documento di registrazione per una public company. E lì c'è tutta la discussione della cap table di Facebook. Vedete che Zuckerberg ha delle quote A, mentre tutti gli altri hanno delle quote B. Le quote A hanno, se non sbaglio, 10 volte i diritti di voto delle quote B. In Zuckerberg con una A vale come 10 persone che hanno una B. Il caso Mark Pincus. Mark Pincus è il fondatore di Zynga, società di videogiochi. Mark Pincus ha una storia particolare, perché lui ha fatto 4 aziende, è stato licenziato in 3 di esse. Il board aveva il diritto di licenziarlo e lui è stato licenziato perché evidentemente non aveva performato, se non mi ricordo le storie. In Zynga ha messo che il board può votare su qualunque cosa ma non può votare di licenziarlo. E infatti ha fatto Zynga, che è un'azienda da 10 miliardi. Capire tutte queste cose è fondamentale. Voting rights, questi ve li trovate e sono corretti. Gli investitori dicono ok, ci metto dei soldi ma almeno su alcune cose comando io. Su cosa comando? I soldi che vi do, approvazione del bilancio,
Spese particolari, scelte strategiche. Quello sotto dovrei metterlo in flash, verde, in giallo. Attenzione ai venture capitalists che vogliono fare gli imprenditori. Non è il loro lavoro, è il vostro lavoro fare l'imprenditore. Loro sono degli investitori. Dovete gestire i vostri venture capitalists. Dovete fare in modo che siano le persone giuste, e questo l'ho detto penso 50 volte, ma che stiano nel loro ruolo di investitore. Quindi i veto rights sono giusti, perché sono dei partner, è giusto che quel partner si decida assieme, con la mia ragazza decidiamo assieme le cose, anche se lei dice sempre di no. E attenzione però a in che cosa l'investitore ha il diritto di veto. Esclusività. Siete arrivati a un deal, avete un term sheet e, anzi esclusiva in italiano, e vi dicono questo term sheet lo negoziamo, ma devi firmare che per almeno 3 mesi non parli con nessun altro. 3 mesi. L'ho visto da 3 mesi, l'ho visto anche da 6. Questo ti limita e non puoi andare a parlare con gli altri. Quindi non puoi fare la strategia del mercato del pesce di cui parlavamo prima. Da un lato è corretto, perché ti stai fidando di una persona, quando esci con una ragazza, ti rendi conto che la ragazza è anche giusta, magari non vai in giro a uscire con altre 10 ragazze, magari. Però ci sono delle ragazze carine in giro, è anche un'occasione persa, quindi attenzione anche a gestire questa esclusività, perché se poi dopo 3 mesi il fondo vi dice picche, voi avete perso 3 mesi. Attenzione anche a essere fair. Bob Notes è un'azienda italiana con cui DPixel sta facendo un investimento. DPixel gli ha detto che firma questo term sheet e negozia con noi per 3 mesi. Loro sono stati fair, nel senso che non ci hanno risposto per 2 settimane. Dopo 3 settimane hanno detto no, guarda, questa non la firmiamo perché stiamo parlando con altre persone. E quindi il deal in questo caso era competitivo. DPixel sapeva che non c'era solo DPixel a investire, ma c'era anche qualcun altro. Infatti hanno fatto un investimento con qualcun altro. Gestire questa esclusività è sempre questo limite tra la negoziazione e essere corretti. Attenzione sulla correttezza, questo forse perché ho passato 2 settimane in America, dove sono molto veramente focalizzato sull'etica, sulla correttezza, cosa che in Italia dovremmo studiare 150.000 volte di più. Bisogna essere corretti, perché se l'imprenditore mi fotte, è finito. Io ne parlerò da investitore con tutti gli altri investitori, e quindi non piglierà mai un euro. Allo stesso lato, se il venture capitalist vi fotte, raccontatelo in giro che vi ha fottuto, e fate in modo che quell'investor capitalist abbia un deal flow, quindi un flusso di potenziale opportunità di investimento più basso. Ci sono in America tantissime bacheche dove possono commentare le attività dei venture capitalist e dire questo è buono, questo non è buono, questo associato nel fondo mi ha trattato male, questo partner nel fondo quando sono andato a pitchare il mio progetto continua a guardare il cellulare. Valutate i fondi e raccontate agli altri imprenditori chi è buono, chi è meno buono. In Italia spesso si dice, non si dicono tanto le cose perché si ha un po' di paura, perché ci sono pochi, perché fatelo. Ancora, choosing the right VC, evaluation should not be the decisive factor, questa ve l'ho rimessa come slide perché è fondamentale. Quindi la valutazione è solamente uno dei componenti. Questo ne abbiamo già parlato per tutta la giornata, no? Quali sono i motivi con cui si sceglie un investitore. Valuation è l'ultimo punto. Troppe volte vedi l'unica cosa è la premone, 1.800.000, 2 milioni, chi se ne fotte di questa cosa. Se c'è un investitore valido, meglio avere un investitore valido la metà della valutazione del seed che averne uno che ti paga 2 milioni, poi vuole decidere lui tutto, oppure c'ha le participating preferred con 5x, eccetera.
Allora ci guardiamo questo qua. Fenwick è uno dei più importanti studi legali che sono in America. Pubblicano questo ogni quarterly, ogni trimestre, questo survey sulle strutture di finanziamento. E ho, se non sbaglio, studiato alcune cose. Allora. Wow. Più 52% di venture capital investment nel seed round. Non è male, no? Stanno facendo tanti deal al di là dell'oceano. Anche in Italia, in realtà, perché IAG, Italian Angels for Grow, ha fatto 9 investimenti l'anno scorso. Principia ne fa più o meno uno al mese, uno ogni 2 mesi. Di Pixel ne ha fatti 5 o 6, quindi anche in Italia ci stiamo un po' svegliando. 2 dozzine di incubatori / acceleratori sono stati creati solamente a Los Angeles. Questa è un po' la moda, no? Ce n'è partito Y Combinator, insieme a Techstar, adesso ci sono altri 10-15 Techstar, c'è Mind the Bridge in Italia che fa un buon lavoro, ci sono tante cose che sono state create per sviluppare gli imprenditori. Occhio però, anche una volta, incubatori vi possono aiutare o non vi possono aiutare. In Italia ci sono 40 incubatori, 30-40. 99% degli incubatori italiani sono pubblici, sono creati dai politici italiani che fanno una fantastica press release dove dicono XYZ finanzia l'innovazione, 10 milioni di euro di risorse per i giovani italiani, perché fa figo, finisce su qualunque giornale. Peccato poi che gli incubatori sono con persone che sono riciclati di qualche ente pubblico, che non hanno la più pallida idea di cosa sia una startup, di quali siano le necessità. Gli chiedi che cos'è una double dip liquidation preference, lo dicono double che, e quindi occhio, ci sono quelli giusti e quelli meno giusti. Anche una volta, come fai? Parlate con tutti, Skype, avanti e indietro, Facebook. Questo qui è il commento, non so se si vede. Tra 3 mesi, quando Facebook va in IPO, ci sono 500 nuovi milionari a San Francisco. E sono loro gli angel. E veramente le McLaren, che è una macchina che costa 1 milione di euro, sono finite in California. Tutti si comprano la macchinetta sportiva, le Ferrari. Per prima Ferrari a San Francisco ci vogliono 12 mesi. Le case hanno fatto più 20% perché si sa che ci sono o ci saranno milionari in giro. Quindi questo è un bene, andate a San Francisco, o comunque questo è un modo per trovare gli angel. Tipo i primi 10 employee di Ux è probabile che siano degli angel. Preferred stock valuation, convertible note usage and convertible note cap amount are increasing. Si fanno più convertible note. Perché? Perché i deal sono molto più veloci, ce ne sono molti di più, c'è molta più competizione. Non ci mettiamo attorno a un tavolo a discutere per 2 ore o 2 settimane se la valutazione è 1 milione, 2 milioni, 1 milione e mezzo. Si fa il deal, chi se ne frega. Si fa a debito e si decide dopo. Faster investment decision making by investors. 2 giorni, diceva Mike Maples, good luck in Italia, se ci mettete 2 mesi siete i miei eroi. Eccolo qua. The growth of mobile device and internet usage has increased demand for product. È proprio quello, perché fare un'app ci si mette? Ecco qua, Go App Maker Go. È proprio quello, cioè mobile device. Sviluppi una roba, la butti su marketplace, la lanci in qualche modo e se fai utenti è tutto molto più veloce. Però c'è il problema. Cioè, tutto molto più veloce su seed, i 100, 200, 300 mila dollari non è un problema da raccogliere, però poi dovete deliverare, italo-inglese, dovete portare risultati, dovete fare in modo che gli investitori di un round A, siano interessati al vostro progetto. Quindi è facile
raccogliere un seed è meno facile raccogliere un round A. The pre-money valuation in preferred stock increased from 3.4 million to 4 million for internet digital media deals. Wow, pre-money valuation media a 4 milioni di dollari per un seed round. 4 milioni di dollari in Italia è un round A, il seed, forget it, ripeto, il seed è tra 500.000 euro e 1 milione, se vi va bene. Se fate 1 milione, fatemelo sapere che siete outlier. Questo, poi lo sto dicendo da troppo tempo e sembra quasi che vi voglia mandare in America. Sì, voglio mandarvi in America, full stop, così la mia ragazza mi odia. E la vostra azienda in Italia vale un quarto di quanto vale in America. Cazzo. Ho detto tutto. Perché devo stare in Italia? La stessa roba vale un quarto. Però, ricordate quello che ho detto prima, la strada degli imprenditori italiani che sono andati in America per 2 settimane, 3 settimane, 1 mese, 3 mesi a fare fundraising, magari a luglio-agosto quando anche venture capital sono in vacanza, perché essendo ricchi si fanno 1 mese di vacanza anche in America, la strada è lunghissima. L'elenco di quelli che sono andati e non sono tornati vivi è lunghissimo. Per andare in America dovete fare le cose fatte per bene. Se non avete mai vissuto almeno un anno in America, forget it, non ci andate per fundraising. O meglio, andate per un anno in America, lavorate un anno in America, capite quanto la cultura americana è diversa dalla cultura italiana e forse poi potete pensare di cominciare a fare fundraising. Io conosco 2 imprenditori che sono riusciti a fare fundraising in America, 2, e ne conosco 3.000 che non ci sono riusciti. Entrambi gli imprenditori hanno passato 3, 4, 5 anni prima in America. Cosa c'è altro qua? Abbiamo ancora valutazioni. Amount raised. Qua si parla di seed da 1 milione. In Italia seed da 1 milione, forget it. Qua poi ci sono varie proprietà in cui è un investitore in un board seat. 70% dei casi date un seat, board seat. In Italia è il 100%. È anche giusto. Ma perché è carina questa. Probabilità percentuale in cui il debito è secured. Secured vuol dire che ha una garanzia alla casa. Italia 100%. America 4%. Perché? Perché la cultura, l'approccio dell'investitore americano è: so di rischiare, so che sto mettendo i soldi in una roba che potrebbe saltare per aria, e quindi non è che gli chiedo la casa, perché poi dove lo faccio andare a vivere sto ciclo. Queste sono le ultime 3 slide, la exit tanto magari facciamo in 10 secondi. Questo è un mio post su ISS. ISS è una bacheca su Facebook chiamata Italian Startup Scene, dove si parlano gli imprenditori. E mi sono fatto questa domanda: quanto viene pagato l'imprenditore? E ho citato alcuni esempi, tra cui il giovane Virgulto di Gnammo, 24enne, 25enne, potrebbe andare a lavorare in Accenture o dove per esso e farsi 1.500 euro al mese. Quanto deve essere pagato? E il mio punto, su cui ci farò la mia una tesina che devo fare, è questa: che spesso gli investitori danno pochi soldi al team e questo crea una adverse selection, perché se tu sei un trentenne che guadagni 70, 80, 90 mila euro l'anno, non vai a fare l'imprenditore a 20, 30 mila euro l'anno, perché già se rischi e sbagli tutti ti tirano addosso le pietre in Italia. In più non c'è neanche un euro, sei uno sfigato doppio. Questo cosa crea? Crea una adverse selection, quindi team che fanno startup sono deboli, quindi gli investitori mettono soldi in team deboli,
che non portano profitti e quindi gli investitori non fanno soldi e quindi alla fine l'industria è sempre più debole. Questa è la tesi che devo dimostrare. Marconi Cavallo, che è un investitore importante, è un amico, mi scrive, e qua mi si è un po' fermato il cuore, è bene che i fondatori non si paghino più dello stipendio minimo accettabile, 20-40.000 euro l'anno. Se io ho famiglia a Milano e non sono un poveraccio, mi servono per vivere normalmente 100.000 euro l'anno a Milano. Non sto facendo la vita del figo. Come faccio? Cioè, perché se io fossi un trentenne che piglia 100.000 euro l'anno dovrei andare da Marco a fare l'investitore? Questo per me è un problema. Luca e Augusto pure hanno fatto alcuni commenti, poi queste slide le giro, poi le commentiamo. Questo è carino, Stefano, che è anche un amico, pagarsi per i soldi del SID è criminale, pagarsi col Serie A è giusto e doveroso. Però il SID deve essere un vero SID, cioè mi date, fate un'applicazione per i cellulari, chiedete 50.000 euro, date il 10% dell'azienda, che peraltro 50.000 per il 10 è il round di SeedCamp, che è il più grande incubatore di successo europeo. 50.000 euro vi strabastano per fare tutto quello che vi serve per lanciare la vostra applicazione. Avete finito 50.000 euro, l'outcome è binario, funziona e allora avete la possibilità di raccogliere altri soldi, raccogliete 500.000 euro a 3 milioni di valutazione, non funziona, finita lì, morta, fine, chiusa, the end, game over. Dopo però con round A vi pagate il giusto e questo è il giusto. Base salary by financing rounds del management minore o uguale a 1 oscilla tra $150.000 e $250.000. Questi sono numeri americani, gli stipendi sono molto più alti che in Italia. Andate in America, anche se la mia ragazza non vuole. Questi sono i numeri, cioè minore o uguale a 1 con un round, questa è la banda. E poi, se avete fatto 4 più round, all'amichetto Fritz, che piglia $240.000, c'è anche una bella parte di equity, eccetera. Exit. Che bella cosa le exit. L'exit non le fa nessuno. Che cos'è una exit? È quando voi, imprenditori, vendete l'azienda. O vendete l'azienda a Google, o vendete una parte delle quote in IPO, e quindi abbiamo citato le signaling, nell'esempio di quando vendi, abbiamo citato le shares FF, citiamo anche i casi di due aziende, Airbnb e Foursquare. Il fondatore di Airbnb, chi è che lo conosce? Airbnb.com? Buono. Airbnb, il fondatore, Brian e Joe, 2 anni dopo aver fondato l'azienda, quando l'azienda ha fatto un round recentemente da 100 milioni a 1,5 miliardi di valutazione, 1,5 miliardi dopo 2 anni, di questi 100 milioni, 80 sono finiti in aumento di capitale, quindi sono finiti denaro fresco per far crescere l'azienda, 20 sono finiti nelle loro tasche. Quindi hanno venduto una parte delle shares. Perché? Perché se vi leggete, se vedete il video di Brian alla Startup School di Y Combinator, lui vi racconta come è iniziata Airbnb e lui per un anno faceva il barbone, aveva venduto casa, viveva a scrocco nelle case dei suoi amici su Airbnb, sui airbeds si chiamano in americano, cioè materassi gonfiabili. E quindi era così barbone che appena ha avuto la possibilità di fare un po' di soldi ha dato via un po' di azioni. Idem, Foursquare, i cecchini famosi, che lo fate tutti, immagino, anche lui, Dennis Frawley e Salvador Rai, hanno venduto una parte delle azioni e hanno fatto un fracco di soldi.
capire anche qual è il momento giusto per exitare. Abbiamo parlato del fatto che gli imprenditori italiani si vendono troppo presto. Io sto collaborando con un'azienda italiana che sta pensando di vendersi e secondo me è troppo presto. Però perché si vende presto? Perché se sei in Italia e devi fare un round da 10 milioni per crescere l'azienda, chi te li dà? Se non ce li hai, se non hai accesso a fonti di finanziamento che ti possono far crescere l'azienda, che fai? L'unica speranza che hai è venderla. Quanto tempo per l'exit? Cambia in funzione del settore, della geografia, e quindi una mobile app in 2 anni può essere fatta, presa, venduta, e avete fatto qualche centinaia di milioni di euro. Fate una roba, tecnologia, clean tech, difficile, magari ci mettete 7-8 anni. Occhio che la exit non è la fine, per cui siamo tutti felici. Comprarci una McLaren. Se vi beccate un deal shares for shares, voi scambiate le vostre azioni con azioni dell'altra azienda, quella che vi compra. Se l'altra azienda salta per aria, ciao, zero. Se l'altra azienda fa 10 volte il valore, siete felici. Management lock-in, MGMT. Se siete manager della vostra azienda e vendete l'azienda, vi dicono che okay, perfetto, io vi compro anche, ma tu vieni a lavorare per me per X mesi, X anni, 2 anni in genere. Lorenzo Tione, per intenderci, che qua tutti conoscete, lui quando ha venduto PowerSet a Microsoft aveva un lock-in di 2 anni, doveva lavorare in Microsoft per 2 anni. Se lo andavate a incontrare nei 2 anni e mezzo, non era felicissimo di lavorare in Microsoft, infatti se n'è andato alla scadenza dei 2 anni. Perché se sei un imprenditore, hai istinto imprenditoriale e vai a lavorare in una corporation da 50.000 dipendenti, buonanotte. Burnout, pericolosissimo. Ti do 1 milione di euro adesso e 1 milione in funzione del performance della tua azienda tra 3 anni. Però se la tua azienda non performa, non ti do niente. Questo è normale, però occhio che dovete... Chi ha le leve per la performance dell'azienda? Se ce l'avete ancora voi, allora va bene avere un earnout. Se le leve dell'azienda incorporata sono in mano a qualcun altro, l'earnout non è giusto per voi, quindi una volta negoziare qualunque cosa. Libri. Questo qua, Brad Feld, che è quello che ha creato Techstar, peraltro ci sono tantissimi podcast, anche una casa in Toscana. Venture Deals, Be Smarter Than Your Lawyer and Venture Capitalist. Questa è una Bibbia, l'ho letto 4 volte, l'ho letto, e ancora non l'ho capito. Costa $30, sono i migliori $30 spesi.